Adesso noi stiamo dando quanti anni ha? Tutto un po' di fisioterapia, cioè, compiuto, a gennaio, carbonato di calcio, vitamina D3. Che giorno di gennaio è nato? 15, il 4 gennaio. Il 4 gennaio, non ricordo mai. Ah, è del 15. Con il rischio di fare suo papà il risultato. Come si chiama? Hai visto la situazione? Davide! A gennaio ha compiuto 104 anni. Quando la signora Elena Lazzarini nacque, era da poco scoppiata la prima guerra mondiale. Parliamo del 1915. Da quell'anno ne ha vista di storia passarle davanti agli occhi per arrivare ai giorni d'oggi. Già di per sé è una bellissima notizia questa dell'età, che si aggiunge ad un'altra bella storia terminata a lieto fine. Sottoposta ad un intervento chirurgico per una frattura al femore rimediata nella sua casa di Barbariga di Vigonza da parte dell'equipe di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, diretta dal dottor Enrico Sartorello, dopo qualche giorno di ricovero è ritornata a casa accolta da amici e parenti. Una festa per tutti, anche per i medici che l'hanno operata. Non è facile intervenire in questi casi, anche se si tratta di un intervento solitamente di routine, ma vista l'età della paziente, che è durata una quarantina di minuti, si può dire che l'operazione è perfettamente riuscita. A festeggiarla a domicilio è giunta assieme al dottor Sartorello, che l'ha operata, anche il direttore generale dell'ULS 6 Euganea, Domenico Scibetta, che ha voluto così partecipare al suo ritorno a casa.